Allora Origene, sentite cosa dice. In Omelia in Luca, nel suo scritto chiamato da Omelia in Luca, dice: la Madonna è vergine perché ciò che apre la vulva togliendo alle donne lo stato verginale è l'introduzione del membro nell'atto coniugale. Va bene? Certo. La vulva di madre, della madre del Signore, rimasta intatta nell'atto del concepimento, ma non spiega come, lui ammette però che è rimasta intatta, cioè, si è aperta soltanto al parto. Oh, quindi? Quindi. Lui, in realtà lui, non c'è stato atto sessuale, dice. Non si sa come spiegare. Adesso, se vogliamo fare una battuta per spiegare, no? Voi siete giovani e forse queste cose manco le conoscete perché non avete bisogno di fare. Quando ero ragazzo io, che se andava con una ragazza e alla fine con quella ragazza ti sdraiavi e facevi l'amore, era come una cosa sottintesa, però anche lei si opponeva e te lo permetteva, facevi il fracosce. Voi lo sapete che è il fracosce? Lo mettevi fra le cosce e quindi praticamente tu raggiungevi lo sgarmo, la soddisfazione, ma lei rimaneva vergine. Però si dice, sembra che ci siano stati dei casi che col fracosce la donna diventava incinta. Perché se questo sperma usciva vicino alla vagina, alla vulva, ancora entrando poi questi protozoi salivano e andavano a fecondare. Per cui si avevano casi di persone fecondate, incinte, rimaste vergini. Quindi potrebbe anche di origine hanno fatto un fracosce. Però, beh, questo per ridere, insomma, no, però, anzi, quello che dico io ha una serietà, più, certo. Quello che dice lui è una fesseria. Forse secondo me è più reale, di quello che... Perché se lui non lo spiega forse l'avrà pensato, chi lo sa. Certo. Allora, però, ancora noi, vedi, come prova per dimostrare che questa figura della Madonna Vergine è stata costruita nel terzo secolo, pensate che ritardo, nel terzo secolo gli è stato dato, noi guardiamo Sant'Anastasio, vissuto nel 296 al 337, vissuto 41 anni, teologo, è vero, di questi padri della Chiesa, che sosteneva ancora che Gesù era disceso dal cielo incarnandosi come uomo al momento del battesimo. Dunque, vedete, questa è la dimostrazione che questo fatto della nascita da Maria è tardiva, fine del terzo secolo, perché Sant'Anastasio ancora sosteneva che Gesù si era incarnato a 30 anni durante il battesimo. Dunque, se Sant'Anastasio lo dimostra, ancora lo sostiene alla fine del terzo secolo, vuol dire che la cosa non era stata ancora decisa, c'era un dibattito tra i dottori della Chiesa, dicevano alcuni, no, quello è nato a 30 anni, è stato formato, quello dice no, è vergine, allora c'erano queste discussioni, perché uno era in Africa, un altro era a Londra, un altro era a Parigi, e allora non è che si potevano mettere d'accordo. Però ognuno la pensava come voleva e poi scriveva. E poi naturalmente gli scritti si incontravano perché il tema era vario, soggetto alla fantasia umana. Certo. No? Ma poi ci fu il concilio di Nicea. Ecco, infatti, proprio questo. Ora, conoscendo la delinquenza bretina, c'è qualcuno, questo detto in forma scherzosa, però qualcuno ha sospettato che questo Sant'Anastasio, morto giovane a 41 anni, sia stato ucciso dalla corrente opposta che invece voleva imporre la nascita di Gesù tramite Maria. Vedi che segui, tutto è possibile, da una mazzata di dati, uno più uno meno. Che differenza gli fa? Sant'Agostino, allora, che era quello che sosteneva la verginità della Madonna, però non sapendo spiegare almeno agli altri, ma come ha fatto sta donna a rimanere vergine se è stata fecondata, un membro è entrato nella sua vagina? Allora questo genio di Sant'Agostino, che è stato definito magister asinorme da non so quale patriarca del Medio Oriente, magister asinorme, disse no, ma non c'è bisogno della vagina, è stato fecondato attraverso l'orecchio. Vabbè!
Ora non dovete pensare che abbiano messo un membro dentro l'orecchio, ma è la voce dell'angelo che dicendo a Maria: tu in questo momento concepirai per lo Spirito Santo, lei con la voce dall'orecchio è rimasta incinta. Il verbo creatrice, che no? Il verbo creatore. Il verbo creatore. Ecco, attraverso l'orecchio. Ecco, vabbè. Poi c'è, nel 335, viene confermato, pensate, nel 335 a Nicea, viene confermato ciò che diceva Sant'Anastasio. Vedete come è ancora lontana l'affermazione di Gesù nato da Maria. Sant'Anastasio diceva: no, è nato, si è formato, è diventato uomo a 30 anni attraverso il battesimo. Quindi dal concilio di Nicea esce... Nicea ancora lo confermano. Ancora lo confermo. Pensate, ancora non... Sì, però si discuteva di questa verginità. Però il concilio di Nicea dice: no, no, c'hanno ragione questi come Sant'Anastasio, che è nato, che è venuto a 30 anni e si è trasformato in uomo, in corpo, momento del battesimo. Ancora a questo punto Maria ancora non è riconosciuta da tutti, come anzi il concilio nega l'esistenza di Maria. Vedete cosa incredibile. Eh sì, questo è abbastanza incredibile. Nel 381, sotto Teodosio, no, fu quello che poi disse: questa è la religione, le altre devono essere tutte, certo, distrutte, ci furono i massacri, insomma. Ecco, si proclama il dogma che obbliga a credere che Gesù sia incarnato nel seno di Maria. Soltanto nel 381 si riconosce che Maria è la madre di Gesù. Pensate, vedete? Sono passati quasi 4 secoli. Eh sì. Però ci fu il problema, dice: ma questa qui come poteva essere vergine? Se i Vangeli dicono che c'ha tutti questi fratelli dietro, Giacomo, Pietro, tutti questi... E la Chiesa si trova in difficoltà, già è vero, come fa a essere vergine? Si è avuto tutti sti figli, tutti sti fratelli, e Gesù. Come lo... E allora l'ha spiegato San Girolamo. San Girolamo, il traduttore della Vulgata, risolse dicendo che Maria aveva un'altra sorella che si chiamava Maria, che era stata la prima moglie di Giuseppe. E quei figli che venivano dichiarati figli di Maria, fratelli di Gesù, erano in realtà i fratelli della sorella. Questa è la storia, questo mi resta di inventare. Quindi si sono inventati il doppione di Maria, brava, che era la prima moglie di Giuseppe. Quindi Giuseppe ha fatto i figli con la prima Maria, sì. Che poi è sparita. È sparita. È ricomparsa la seconda Maria, che rimane incinta tramite l'orecchio. Tramite l'orecchio, e hanno tirato. Ecco, vedi, cose incredibili. Però questo fatto della... Sempre, bisogna metterla a ridere, sti stupidaggini. Sì, bisogna metterla a ridere, ma si può parlare, gente seria come noi, ma può parlare seriamente di queste stupidaggini, queste buffonate. Allora, però questo fatto della verginità veniva continuamente tirato fuori, perché c'era gente che non poteva credere come. Dice: vabbè, ammesso che sia rimasta incinta col fragosce, cosa possibile, scientificamente possibile, ma com'è possibile che sia rimasta incinta, cioè vergine, che gli sia rimasto intatto il velo anche quando ha partorito? Chiaro. E non si riusciva a superare questo problema, perché è grave, hai capito? Dire è impossibile, umanamente impossibile. E allora Sant'Anselmo, stato un dottore della Chiesa, pensa che era. Pensate cosa disse. Questo si tratta nel XII secolo, tra l'undicesimo e il XII secolo, il periodo che ha vissuto Sant'Anselmo. Gesù non è nato come un feto normale, è nato sotto forma liquida. È uscito questo liquido attraverso quel buchetto che c'è nella membrana, è appena uscito, si è trasformato in bambino. Oddio. Ora però state a sentire praticamente che ha fatto. Ha trasformato il parto della Madonna in una pisciata. È giusto, insomma, c'è da ridere, insomma, questo è Sant'Anselmo, questi sono i dottori della Chiesa. Vabbè.